È scattata l'ora X per i precari LSU-LPU di Castrovillari. Appuntamento davanti il comune per poi partire alla volta di Catanzaro, dove le segreterie regionali CGIL, CISL e UIL hanno proclamato lo sciopero regionale. Dopo 15 anni siamo stanchi di aspettare risposte da parte della Regione e dello Stato. Anzi, attualmente lo Stato sembra disinteressarsi di noi. Più passa il tempo e meno possibilità di essere stabilizzati abbiamo. Molti di noi hanno ormai quasi 50 anni. A parte il fatto che noi chiediamo che ci venga riconosciuto lo Stato di lavoratori, perché noi siamo lavoratori in nero per lo Stato, noi siamo occupati senza contratto, non abbiamo contributi, non abbiamo niente. Quindi quello che chiediamo con forza è che si apra un tavolo a livello nazionale, che pensa a stabilizzare persone come noi che da tanti anni prestano servizio negli enti, fanno il lavoro di dipendenti da tanti anni e non gli viene riconosciuta praticamente niente. Le ragioni dello sciopero stanno tutte nel mancato avvio di un confronto fra Regione Calabria, Governo e sindacati in merito ai processi di stabilizzazione del bacino LSU-LPU calabrese, alla necessità di garantire la copertura finanziaria di sussidi ed integrazioni fino al 31 dicembre 2012 e il riconoscimento dei contributi previdenziali. Un tavolo governativo previsto dell'accordo firmato il 2 novembre con il presidente Scopelliti, ma che non risulta in calendario nonostante le ripetute richieste del sindacato. È stato richiesto un incontro al prefetto di Catanzaro affinché si riesca a sollecitare ed ottenere un incontro con i ministeri del lavoro, della funzione pubblica e del bilancio. Ma noi sosterremo in prima fila questi lavoratori che sono indispensabili per il comune di Castrovillari e per tutti i comuni della Calabria. Noi riteniamo che senza il loro apporto, anche per le loro professionalità, debbono avere un posto garantito per loro ma anche per le loro famiglie. Siamo disponibili ad essere insieme a loro a fare le battaglie dovute, sapendo che troveranno il nuovo sindaco Mimmo Lopolita e con tutta l'amministrazione comunale a sostegno della loro battaglia.